mister, parto da la reazione che abbiamo appena messo qui fuori. Ovviamente il pari interno non può renderla soddisfatta per la classifica, ok la rimonta, però non si può essere soddisfatti. Qual è la sua sensazione dopo questo 2-2 in extremis con la Salernitana in un altro scontro diretto che purtroppo per la Ternana non è andato a Qual è lo scontro diretto? La Salernitana mi sembra che stia in zona playoff, non mi sembra uno scontro diretto. I scontri diretti sono con le squadre che stanno sotto a noi o sopra noi di 2 punti. La Salernitana oggi, se vinceva, stava nei playoff, quindi già cominciamo a fare domande per bene. Risultato del bene? Risultato eccezionale, grande prova della mia squadra. Giocato contro tutto e contro tutti, contro tutto e contro tutti, perché c'è un'espulsione in mezzo al campo di Zito che va espulso e c'è un contrasto dietro che dà, una punizione a due dove viene il secondo tiro in porta della Salernitana. Questa è la partita, la mia squadra ha giocato come deve giocare e come sa giocare. Siamo questi, mi tengo i miei giocatori molto stretti finché non ci sono altre novità. Oh, però va benissimo. Manca ancora la Abbiamo conquistato un punto su tutti quanti gli avversari dei scontri diretti, quindi questo punto fa classifica e abbiamo conquistato un punto sulle ultime 6 squadre. Questa squadra deve pensare prima a salvarsi e poi pensiamo ad altro. Oggi abbiamo conquistato un punto sulle squadre che avevano fatto 2 partite e 0 punti. Noi abbiamo fatto 2 partite e 1 punto. Certo, c'è rammarico nel calcio, ma io mi tengo questo punto d'oro per la prova di carattere che hanno fatto i ragazzi, che non si sono mai arresi. C'è un colpo di testa di Gasparetto che il 100% delle volte va in porta quella palla. Non lo so, io non devo dire altro. Io parlo della mia squadra, parlo dei miei ragazzi, quello che hanno fatto in campo, sul primo sbaglio, unico sbaglio del capitano che fa... prendiamo primo tiro in porta gol. Pazienza, dobbiamo giocare anche contro queste situazioni, però io alla mia squadra non gli posso dire niente. Manca la vittoria, ma tante squadre mancano le vittorie, anche l'Inter, anche la Roma. Sono 7 partite, 8 partite che non vince. Il calcio ci vuole pazienza, perché noi siamo lì, siamo nel nostro campionato. Abbiamo fatto un punto in più rispetto alle squadre che sono sotto a noi e che stanno avanti a noi. Tutte le altre hanno perso, abbiamo conquistato questo punto che ci permette ancora di stare vivi. Perché la squadra è viva. Mister, proviamo a vedere le cose positive. Squadra viva che lotta fino al 95esimo. La dinamica dei 2 gol molto belli entrambi. Il buon esordio dei signori. Insomma, questi sono elementi. Io direi anche Pio Vaccari come è entrato. Il Piglio che ci ha messo due punte centrali. Non ha la condizione ancora, ma ha lottato. È stato caparbio, ha preso punizioni. Ci vuole un po' di pazienza. Oggi ci mancava un altro difensore che è un acquisto importante. Questa squadra la stiamo costruendo. Io ho dato anche altre indicazioni per questi 3 giorni di mercato, perché il presidente è qui e siamo sempre vivi nell'ambito del mercato, perché questa squadra ancora ha bisogno di qualche cosa, ma statene certi, non si molla. È una squadra forte, è una squadra che oggi ha dimostrato il suo valore contro una squadra che è da playoff, per come si è rafforzato prendendo un giocatore di Serie A che voi conoscete benissimo, che è Palombi, ok? E non mi parlate di scontro diretto, perché date una cattiva informazione alla gente. Non è uno scontro diretto. Lo scontro diretto è domenica a Cesena, è quello scontro diretto, perché è una squadra che sta a 2 punti da noi. Quello è uno scontro diretto, sono d'accordo. Quello lì è uno scontro diretto. Oggi non ci sto. Abbiamo giocato con una signora squadra che veniva da 3 gol fatti al Venezia, una delle migliori difese. E io mi tengo questa prestazione e mi tengo anche il risultato. Per una volta in vita mia, in 20 anni che faccio un gol al 95esimo. Io penso che sia girata la ruota anche per me. Dobbiamo stare tranquilli. Questa è una squadra che ci devono ammazzare. Oggi non mi è piaciuto. Per la prima, non ho mai dentro, mi avete mai sentito parlare di arbitri. Oggi non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto l'arbitro di Roma. Non mi è piaciuto. No. L'espulsione di Zito non mi sta bene. Non mi sta bene. Il contrasto su un fallo da dietro. Non l'avrebbe mai dato. A Salerno non l'avrebbe mai dato. Quel calcio di punizione a 2. E là c'è diversità. E non mi stanno bene queste cose. Mister, bene, signori, anche al di là del gol. Molti bene, ci sono alcuni giocatori che sono in difficoltà, ma li devo tenere in campo, perché sono giocatori fondamentali, sono giocatori che ci faranno fare la differenza. Però dobbiamo stare uniti e compatti, perché mai come adesso lo spogliatoio è forte, è granitico. Poi il calcio è bello perché ognuno poi la vede a modo suo. Io la vedo così, mi tengo questo punto molto importante. Tante volte ho pagato io al 95esimo, oggi voglio gioire io, perché per me è come una vittoria. È una vittoria perché oggi c'è stata un'ingiustizia in mezzo al campo, l'hanno vista tutti. Zito andava espulso e mancavano 20 minuti alla fine della partita e avrebbe cambiato le sorti della partita, avrebbe cambiato un atteggiamento ancora più difensivo della Salernitana e noi avevamo ancora le armi per mettere altre punte dentro. Il
il cambio di sistema di gioco verso... Stavamo in difficoltà, non riuscivamo a palleggiare in mezzo al campo, era la fonte di gioco, Paolucci veniva sempre pressato, non avevamo un altro giocatore, mi serviva un centrocampo a tre. Ho provato con Statella, l'ho sacrificato per 10 minuti di quarto d'ora, ho visto, mi dispiace dei cambi che faccio al 30esimo, 35esimo, però io devo portare l'obiettivo, io devo salvare questa squadra, e per salvare questa squadra ci vuole unione da parte di tutti, anche da voi giornalisti. Non cominciate a dire le cose che sembriamo che siamo il Real Madrid, non siamo il Real Madrid, siamo terz'ultimi in classifica e abbiamo recuperato un punto con una signora squadra, non abbiamo recuperato un punto con una squadra scarsa, non ci sono in Serie B squadre scarse, non ci sono, ci sono giocatori che lottano come i miei ragazzi, che hanno lottato contro tutto e contro tutti. Mi sarà detto che ha dato delle indicazioni per il mercato. Presidente e direttore hanno lavorato benissimo, mi hanno portato dei giocatori eccezionali, eccezionali, vediamo, vediamo. Loro sanno quello che devono fare, sanno benissimo. È una società che non vuole, non siamo di qui per retrocedere. Io faccio parte di questa società e qualsiasi loro decisione che possono prendere, io sarò sempre tifoso della Ternana e dell'Unicusano, sempre. Qualsiasi cosa che loro fanno, mi hanno dato la chance della vita e quindi non posso mai parlare male di questa società. I tifosi ci hanno contestato, bene, hanno ragione, forse abbiamo sbagliato qualche cosa, però siamo... Sul primo siamo gol di Mister, ad esempio, no? Grande giocata di Palombi, ragazzi, c'è un errore elementare di un giocatore che è sempre il migliore in campo, per cortesia, per cortesia, dai. Quale giocata ha fatto Palombi? Che sta solo, non si è fatto una difesa preventiva, abbiamo lasciato l'attaccante esterno, ha tirato, boom, che giocata. Ha fatto un errore un giocatore che di solito non fa quei sbagli, bah, lo fanno in Serie A, lo fanno i campioni del mondo. Dai, non cominciamo a vedere i fantasmi, non ci sono i fantasmi, noi giochiamo a calcio. Abbiamo messo in difficoltà anche oggi la Serenità, ragazzi, ma ragazzi. Buonasera mister, Gianni Valotto, il mattino, tipo oggi Salerno. Era la Serenità che si aspettava? Sì, con i tre davanti che danno fastidio, perché siete una squadra, avete tre giocatori. Io personalmente ho notato una squadra, la Serenità, che ha lavorato soprattutto e tanto, soprattutto nel primo tempo, sulle ripartenze. Ma solo perché lo sanno tutti, con noi tutti giocano così, giocano tutti dietro. Perché non crearci profondità, abbiamo gente di gambe, gente. Hanno fatto la loro partita, giocano tutti sullo sbaglio della Ternana. Pareggio giusto, mister? Ditelo voi, a me non mi interessa. Io mi prendo le mie prestazioni, il pareggio, ti ripeto, a voi scoccia perché avete preso gol 95esimo. No, a voi scoccia perché fai parte, penso, della testata salernitana. Quindi questo qui, però ragazzi, io penso siete un po' obiettivi. Non credo che è uno scandalo che noi abbiamo pareggiato. Io se voi mi dite che Zito non veniva espulso dopo che tre minuti no, io gli sto rispondendo anche per dire magari per dire questo, questo qui comunque questo qui è il mio pensiero, è un pareggio giusto e se non c'era quella follia, era un film che io mi ero visto con Godi di Pio Vaccari, è un film, un sogno, sono un sognatore. Pio Vaccari entrava e mi faceva il gol della vittoria, purtroppo i sogni a volte, però non si molla. Si molla perché questa squadra è viva. Il 13esimo pareggio, sì, il 13esimo pareggio. Siamo una squadra che non sappiamo vincere, non siamo invincibili, siamo imbattibili. Perché siamo una squadra che tra il decimo posto e il 22esimo posto, siamo la squadra che ha perso di meno. Il Parma ha perso come noi, ma il Parma fa un altro campionato. Sette sconfitte di cui una al 97esimo. E tanti pareggi oggi per la prima volta, ragazzi, vi posso dire che dopo Torbella Monaca Pavona, che era un campione di promozione, ho rifatto gol al 96esimo, sono passati 15 anni, quindi ho rifatto gol, chissà. Mi sento, prima l'ho sentito dire, Salernitana, abbiamo raggiunto il pareggio con una squadra da playoff, sì. È una sorta di, insomma, ragazzi, ma state scherzando, ma i tre davanti che avete voi? Avete Bagalone e Rodriguez in panchina e i tre davanti, ma il centrocampo, la fase difensiva, ragazzi, la Salernitana è una squadra forte, qualcosa di più, ragazzi, non scherzate, non fai tre gol a Venezia, la difesa più forte del campionato in 15 minuti, ragazzi, gli esterni che avete voi, gli attaccanti, avete preso un giocatore Palombi che fino a ieri stava in panchina, qui ce lo ricordiamo bene, anzi i nostri tifosi ce lo ricordano bene, quindi avete sprocati che il prossimo anno sicuramente va in Serie A perché è un giocatore forte. Poi centrocampo, dobbiamo parlare del centrocampo, avete avuto due espulsioni, per me vi siete rafforzati, quindi questo è il discorso, no, io parlo della partita, purtroppo queste partite così tirate sono gli episodi, l'episodio nostro poteva essere l'espulsione di Zito, che Stefano è stato bravo a toglierlo dopo 20 secondi perché era palese, quando poi ci sono tre arbitri, uno fuori,
e non si vede un fallo così, io non voglio pensare a niente, però a me comincia a preoccupare, perché troppe volte la Ternana è stata penalizzata, e vi ripeto, sono 23 giornate, la prima volta che io parlo di arbitri, la prima volta. Mister invece prima parlava di Bocalon, a proposito della Salernitana, si è detto che poteva essere un giocatore interessato. È un giocatore fortissimo, che interessa, ma è della Salernitana. Che interessa è una parola, sono uscite tante voci di mercato e di tante cose, ma no, questo è un mercato che se ne occupa il mio presidente col mio direttore sportivo. Io ho dato delle indicazioni, sanno, e hanno fatto per me, hanno rafforzato una grande squadra, siamo veramente diventati forti, lo vedo, siamo al 31, il 31 finisce il mercato, io ho detto quelli che sono venuti, poi quelli che potranno venire è un discorso che la società sa benissimo quello che io penso, e mi hanno accontentato, diciamo, al 100%, però sai, nella vita qui c'è il presidente, può darsi ci fa un regalo, non si sa, tutto là. Mister, dopo 7 punti persi in zona Cesarini in questo campionato, arriva il primo punto recuperato allo scadere, il rapporto è ancora 7-1, però potrebbe essere un segnale di un'inversione di tendenza. Guarda, almeno io, sul piano morale, no? Guardate, io ho visto una squadra veramente che non era giusto che si perdesse la partita, che poi nel calcio c'è stato anche tante volte che provi a fare la partita, ma ci sono anche gli avversari, ragazzi, e io sono convinto che questa squadra può fare qualcosa di importante, sono convinto di questo. In settimana, diciamo, ci siamo visti qui, ha detto prima di andare al ritiro, cioè le prossime 3 saranno 3 partite, certo, fondamentali, certo. Buona la prima, quindi adesso per me sì, buona la prima con la Salernitana, adesso scontro diretto da non perdere a Cesena, poi c'è Entella e poi c'è Brescia, bisogna fare sempre punti e cercare di vincere almeno 2 scontri diretti, vincere 2 scontri diretti su 3. Noi dobbiamo, piano piano si ragiona sulla classifica, ragazzi, poi può darsi che io sono un visionario, può darsi che il mio calcio dice, ma il mister non se ne accorta, è già retrocesso, io ho conquistato un punto oggi e me lo tengo stretto questo punto, e non esiste casa e fuori casa, perché questa è una squadra, certo in casa dobbiamo vincere, ma lo sappiamo tutti che noi volevamo vincere, come volevamo vincere a Empoli, dove all'80esimo sbagliamo il gol della vittoria, noi non gol del pareggio, sbagliamo il gol della vittoria, un calcio di rigore in movimento, e poi 30 secondi prendiamo gol, e poi al 92esimo Tremolata fa un tiro, il portiere fa un miracolo, poi l'Empoli fa 4 gol Bari, quindi io questo dico ai miei ragazzi, io gli faccio vedere tutti i dati, noi siamo 8 in tutte le classifiche di possesso palla, di tiri in porta, di occasioni, di parate di portieri, insomma, però la classifica ci dà torto, siamo 3rd. Questo è il mio dato, e io su questo posso lavorare. Io posso lavorare solo a migliorare, a tirare, posso migliorare a fare questo qui. La squadra è questa, per me è una squadra fortissima, fortissima, costruita bene e migliorata. E purtroppo si è fatto qualche sacrificio di qualche figlio, anche mio. Però il calcio non si deve guardare in faccia a nessuno, come è giusto che se dovesse accadere che Sandro Pocheschi viene esonerato, io sarò il primo tifoso. Ecco, ciò qui, sono sempre il primo tifoso della Ternana, non mi preoccupa. Oggi è più importante salvare questa squadra che chi sta in panchina, che chi gioca. Io, ragazzi, ho detto questo: non guardate chi non gioca. Oggi ho visto una grande risposta di tutto il gruppo, tutti i ragazzi convinti entro i spogliatoi sull'1-0, bravissimi, mi è piaciuto di questo. Io vi lascio perché sono, grazie, molto stressato, grazie a tutti, grazie. Molto stressato.